museo dell'ospedale del Ceppo ha sede nella parte storico-monumentale dell'ex complesso ospedaliero, che fondato secondo la tradizione nel 1277, ha svolto funzioni sanitarie per ben oltre 7 secoli di storia, fino al completamento del nuovo ospedale San Jacopo, a sud della città, nel 2013. Entrando nell'antico ospedale, il percorso museale ne illustra le vicende storiche, architettoniche e artistiche, riservando una specifica sezione di approfondimento al fregio robbiano in terracotta invetriata policroma, che si snoda al di sopra del loggiato esterno, capolavoro della scultura rinascimentale, fra le opere più note ed emblematiche di Pistoia. Nell'ex corsia maschile di San Jacopo e in alcuni spazi del complesso monumentale ad essa adiacenti, il percorso museale prosegue con l'ampia sezione sulla storia della sanità pistoiese attraverso specifici approfondimenti dedicati alla ricca collezione storica dei ferri chirurgici, all'ex ospedale psichiatrico delle Ville Sbertoli, all'Accademia Medica Filippo Pacini, di cui si espongono alcuni stalli del coro ligneo, alla macchina del parto e alle biografie dei medici che più hanno contribuito allo sviluppo e alla fama dell'ospedale. Testimonianza della scuola medico-chirurgica, attiva a partire dal XVII secolo, è il settecentesco teatrino anatomico, al quale si accede dal giardino che conclude la visita. Il museo è di proprietà dell'azienda sanitaria Toscana Centro, che ne ha affidata la gestione al comune di Pistoia.